dare risposte concrete. Quest'anno cadono i 40 anni dall'approvazione di una legge che ha profondamente cambiato il nostro paese, non solo dal punto di vista delle cure delle malattie mentali, che hanno messo al centro il soggetto, non più la malattia, e quindi con tentativi di recupero di un progetto che vedesse coinvolti non soltanto i malati mentali, ma le famiglie, la società, i servizi sociali nel loro complesso, un tentativo di esternalizzare, uscire fuori dagli ospedali e invece coinvolgere l'intera società, perché il problema del benessere mentale è un problema di tutta la società, non soltanto di una parte della popolazione. Ci sono ovviamente diversi ostacoli che ancora vanno superati. Il primo ostacolo fondamentale, anche se questo sembra di poca rilevanza, in realtà è ancora la comunità. Intendo della comunità estesa, quindi l'abitare ad esempio, l'inserimento in una casa, il lavoro. Sono tutti elementi che afferiscono alle buone pratiche e alla cura di una persona che ha delle sofferenze psichiche. Quindi la mancata capacità della comunità di poter rispondere a questi bisogni primari in fondo interferisce fortemente col percorso terapeutico. È cambiato anche, diciamo così, l'atteggiamento mentale, l'idea che noi possiamo avere oggi della diversità, dell'alterità. Le paure incrementano, possono essere irrazionali o irrazionali, ma sono presenti e queste interferiscono fortemente. Abbiamo molte cose da fare, ci sono gli aspetti psichiatrici di cui non mi occuperò direttamente, cioè rilanciare un po' i servizi e far funzionare questa legge che è molto ambiziosa, molto ideale, forse un po' da quisciottesca, ha bisogno di forti sostegni. E poi noi siamo impegnati sul piano dei diritti civili della persona, dobbiamo abrogare l'interdizione, dobbiamo rilanciare il progetto di vita, dobbiamo immaginare delle forme di tutela per le persone a rischio, evitare che si uccidano, che uccidano degli altri, insomma tantissime cose concrete che scuotono l'orizzonte. Una legge che quando uscì fu grandemente apprezzata a livello internazionale, imitata anche in diversi paesi, presa a modello per questo tipo di problematiche sociali, culturali, oltre che sanitarie. Io credo che valgano dei ricordi, che sono ricordi personali. La legge Basaglia ci dà la prospettiva, ci indica la strada, ma molta strada è ancora da compiere.